E dunque oggi mercati a ribasso, come hai già annunciato, si tratta di normale prese di beneficio, si tratta di mercati che vogliono andare a testare i primi supporti, però la partenza negativa già così in apertura, nelle prime ore, e anche per quanto riguarda il DAX nella notte, insomma abbastanza accentuata. Quando succede così, solitamente la giornata non solo parte male, ma purtroppo è già impostata male per quanto riguarda l'induta. Per cui l'ipotesi è che questo ribasso possa anche accelerare ulteriormente e possa estendersi alla fine della seduta, magari non subito, magari si può attendere un piccolo rimbalzo e poi alle primissime resistenze cogliere l'occasione per rimettersi in posizione short, dando come principale trend di giornata appunto questa direzione. Per cui, per quanto riguarda la strategia che ho adottato oggi, mi sono concentrato sul DAX, che come al solito è tra i vari mercati quello più reattivo e in ordine di tempo mi dà più ampio margine di manovra, con un ingresso short a livello 15.940, qualora vi fosse un ritorno, quindi mi aspetto un rimbalzo a 15.940, posizionando uno stop loss di 30 punti sul 15.970 e invece un target price ovviamente è più in basso di 60 punti sul livello 15.880. Quindi mi aspetto un rimbalzo sulle prime resistenze interne per mettermi nuovamente in posizione short e cavalcare appunto quella che potrebbe essere una accelerazione ribassista di giornata, perché purtroppo qui inversioni di tendenze non dovrebbero essercene. Purtroppo la giornata è partita male e continuerà ad essere così male.